Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffia, la grande, raga. Guardate qui, raga, abbiamo 270 grammi di yogurt bianco intero. Che cosa bisogna fare con questo buonissimo yogurt? Adesso lo scopriremo. Adesso andremo a inserire 55 grammi di zucchero semolato. Fatto questo, adesso andremo a inserire anche un uovo. Un pizzico di sale. Qui c'è due bustine di vanillina più una bustina di lievito vanigliato. E adesso andiamo ad amalgamare il tutto. Una volta amalgamato il tutto, adesso andiamo a inserire 290 g di farina 00 e adesso andiamo a impastare il tutto. Adesso ci spostiamo sul tavoliere. Ebbene ragazzi, siamo passati sul tavoliere. Come vedete, ho inserito un po' di farina, abbiamo impastato per qualche altro minuto il nostro impasto, adesso andiamo a stenderlo per bene. Allora ragazzi, una volta che abbiamo steso il nostro impasto con una rotellina, andiamo a formare delle strisce di un 5-6 cm, larghe. Allora ragazzi, una volta che abbiamo formato delle strisce, come già vedete, ho inserito la Nutella, uno distaccato dall'altro, vedete? Adesso che cosa dobbiamo fare? Con un po' d'acqua e un pennello andiamo a spennellare i bordi dove non c'è la Nutella. Questo perché? Perché poi dobbiamo andare a sovrapporre l'altro impasto sopra, formando dei ravioli. Allora, una volta che abbiamo sovrapposto l'altro impasto con una rotella, andiamo a formare i nostri ravioli. Ok? Ebbene ragazzi, abbiamo formato tutti i nostri ravioli, guardate un po' che bontà con questo impasto allo yogurt. Adesso ci trasferiamo sul piano cottura per poter andare a friggere. Ebbene ragazzi, siamo passati sul piano cottura, come già vedete ho messo una padella con un po' d'olio, adesso quando arriva a temperatura incominciamo a inserire i nostri ravioli. Allora ragazzi, abbiamo inserito i nostri ravioli, quando vediamo che si sono dorati da una parte ovviamente li rigiriamo. Ebbene ragazzi, abbiamo fritto i nostri ravioli, guardate un po' come sono venuti da dentro, guardate che spettacolo raga, buonissime, leggeri allo yogurt, ovviamente un po' di frittura, guarda, è un po' pesantina, però il resto è tutto leggero. Detto questo, mi raccomando raga, fateli che sono buoni, andranno sicuramente a ruba. Mi raccomando, spolliciamo alla grande, iscrivetevi alla grande sul mio canale, mi raccomando, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!